wrapping o apertura insieme a voi di un smartphone Huawei 4G. Quad core comprato su Amazon, eccolo, scarichiamo insieme. È arrivato con il sistema Prime, quindi è praticamente una iscrizione che si fa, un servizio ad iscrizione che si fa su Amazon e che permette di avere, costa circa 20 euro l'anno, permette di avere più velocemente le cose, altre agevolazioni, i prodotti. Comprato su Amazon, è arrivato quindi grazie a Prime in poco più di 24 ore. È un prodotto 4G Huawei Ascend G620S, smartphone quad core. Allora, siamo nella frontiera del 4G, ormai quasi tutti i cellulari si stanno adeguando, tutti gli smartphone si stanno adeguando. Qui poi abbiamo preso anche una scheda di memoria da 16 giga, classe 10, credo, della SanDisk. Insomma, un prezzo discreto mi sembrava. L'abbiamo presa per inserirla qui dentro, in questo smartphone. Bene, la Huawei sta andando forte e dicevamo ormai la frontiera degli smartphone è il 4G, nel senso che ormai si stanno quasi pian piano si stanno tutti quanti adeguando gli smartphone di un certo livello, insomma, al 4G. E poi ovviamente si lavora molto sul processore, o sui processori. Questo è un quad core, cioè ha quattro processori che lavorano insomma insieme, però insomma adesso stanno prendendo piede anche in Italia gli octa-core, non so se si dice octa, forse con l'otto, sì. Octa-core, cioè otto processori, però insomma costano un pochino di più, anche se leggermente. Huawei, la filosofia, diciamo, la strategia del Huawei è quella di offrire dei prodotti ottimi, però ad un prezzo, diciamo, contenuto, molto contenuto rispetto, non so, ai Samsung, eccetera. Ricordo che quasi tutti questi smartphone Huawei ovviamente hanno Android. Questo dovrebbe avere il 4.4 KitKat. E altri potrebbero anche avere insomma il 5, che si chiama, se non erro, si chiama, non me lo ricordo, adesso mi sfugge, la versione 5. Questo è il 4.4, ha un, ecco, quad core a 1,2 GHz, è un bello schermo, è di colore bianco, molto carino, 5 megapixel, 5 pollici è la diagonale dello smartphone. Ha doppia videocamera, di cui quella diciamo frontale, questa insomma, per intenderci, è 8 megapixel, quindi un buon 4.4 Android, è un buon, diciamo, ecco, 4G LTE, dicevo, una buona fotocamera, insomma, meglio, non male, tutto sommato. Il prezzo, beh, la forza è il prezzo. Senza dubbio, la forza del prezzo, siamo sui 140 euro, 140, 145, non ricordo bene, comunque siamo lì. E vediamo cosa è in dotazione, le cuffiette, ovviamente, e l'alimentazione. Quindi io, tra l'altro, ne ho questo, ecco, ne ho anche un altro di questo prodotto, perché lo uso, no, soprattutto per lavoro, ovviamente per tutto, insomma, non solo per lavoro, ecco, un po' sporco. E vi ho preso anche, è colore nero però, colore nero, ecco, lo accendiamo, qui siamo sulla Gmail e così via. Ecco, questo è abbastanza veloce, come vedete, fluido, insomma, insomma, è questo, io lo consiglio. Lo consiglio, e 4G, quindi anche veloce, che dire, queste sono un po' tutte le caratteristiche. E abbiamo anche fatto una buona recensione per Amazon, che tutto sommato è arrivato velocemente. Ciao a tutti, alla prossima!